Pamela Petrarolo spiazza. Katia Ricciarelli mi ha aggredita verbalmente. Grande Fratello. La concorrente ha rivelato di aver avuto una brutta lite con Katia Ricciarelli. Pamela Petrarolo, dal momento in cui ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani, non si è mai nascosta dietro ad un dito, in barba alle possibili conseguenze. E anche stavolta, parlando a tu per tu con Enzo Paolo Turchi, non ha avuto problemi a ricordare una brutta lite avuta anni fa con la cantante lirica quando ha preso parte alla terza edizione della Fattoria. Difatti quest'ultima non ha fatto mistero di essere stata letteralmente aggredita verbalmente dall'ex moglie di Pippo Baudo per una cosa del tutto futile. Ho fatto una litigata brutta con Katia Ricciarelli. Praticamente litigò da sola. Lei mi aggredì verbalmente perché non avevo cambiato le lenzuola subito perché andavano lavate. Katia Ricciarelli ha fatto piangere la concorrente del reality show. Pamela Petrarolo, sempre parlando a tu per tu con Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello, ha poi confessato che subito dopo questa discussione con la Ricciarelli non è riuscita a trattenere le lacrime, lei mi puntò e io rimasi senza parole. Mi prese uno sfogo di pianto. Tuttavia l'inquilina della casa più spiata dagli italiani, la quale poco tempo fa ha avuto un improvviso malore facendo preoccupare un po' tutti, ha confessato che l'ex moglie di Pippo Baudo ha subito capito di aver un po' troppo calcato la mano. Lei si rese conto, venne lì e mi chiese scusa davanti a tutti. Pamela Petrarolo ha espresso la sua opinione sulla cantante lirica. Successivamente la concorrente del Grande Fratello ha confidato a Enzo Paolo Turchi di credere che Katia Ricciarelli sia una donna forte e sensibile, aggiungendo che certo non si può mancare di rispetto. Donna forte e sensibile. Non puoi mancarle di rispetto perché è un mostro sacro ed è una persona più grande. Tuttavia la ex ragazza di Non è la Rai ha comunque tenuto a ribadire che in quella precisa occasione l'ex moglie di Pippo Baudo si è comportata male, anche se ha fatto repentinamente dietro front capendo di aver davvero esagerato. Si accorse di aver esagerato e mi chiese scusa. Era proprio un attacco gratuito. E in quella edizione della Fattoria, come ha ricordato bene Bixi.it, la Petrarolo è stata un vero e proprio tornado tra balli e canti, portando quasi all'esaurimento molti concorrenti, come per esempio Randy Ingerman, come si spegne? Sono passati anni da quella esperienza ma Pamela ha mantenuto la stessa energia.